Ciao a tutti guerrieri e guerriere Sailor, sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Come sapete, chi mi segue da tempo, ogni martedì ho un video collaborativo con gli youtubers Luca Metabrix e Fromover Mate Chan, che trovate nell'info box, dove parliamo di una rubrica anime commentary di un anime Cross Ange. Questo anime è un po' violento, un po' diciamo che c'è un po' hentai, diciamo, e quindi ci sono scene di anche scene di nudo femminile e di lesbo, baci lesbo, eccetera eccetera. Per coloro che non è un pubblico adulto, quindi non è consigliato questo anime. Per coloro che non amano gli spoiler, preferisco che non guardate questo video, mentre coloro che conoscono o stanno guardando l'anime e amano gli spoiler possono assolutamente vedere il video. Siamo arrivati al 9° episodio di Cross Ange, la città natale del tradimento. Io faccio una prima parte breve dell'episodio e poi la seconda parte un mio parere personale. Questo episodio non mi è piaciuto, quindi è più un parere personale più sulle cose negative che positive. La trama si svolge così. Angelis o Angie e Momoka tradirono una vecchia amica della principessa che si chiamava Misty. Vi ricordate nell'ottavo episodio, riescono non senza difficoltà a raggiungere il palazzo imperiale, il palazzo in cui viveva anche Angelis o Angie. Ma una volta qui Angie scopre con lo sgomento che la richiesta di aiuto da parte della sorella Silvia era solo una trappola e che in realtà la sorella ha complottato con Giulio, penso che sia il fratello maggiore, Giulio, che ora è diventato imperatore, e il loro scopo è quello di uccidere la sorella Angelis. Forse anche per quel motivo che, essendo una norma per loro, non, ecco perché lo vogliono fare questo. Che cosa succede? Che cosa succederà a Angelis? Questo lo scopriremo nell'episodio 10. Questo è il succo di quello che vi ho raccontato fino adesso e lo vediamo solo nell'episodio 9. No, questa trama ci lascerà un po' sul fiato, sul collo, e quindi nell'episodio 10 vedremo la parte finale di questo scontro tra fratelli. Hilda, vi ricordate che c'era Hilda, la ragazza Norma, che anche lei stava sull'isola insieme a loro, è riuscita a andare via dall'isola Arsenal. Invece riesce a tornare dalla madre, perché nell'episodio precedente aveva il desiderio di vedere la madre, solo per scoprire che questa, la madre di Hilda, l'ha completamente dimenticata, al punto di scacciarla in mal modo. Che cosa succede ora, dopo averla riconosciuta? Cosa succederà ora a Hilda? Hilda, sconvolta, viene infine trovata semplicemente pestata da alcune persone. Chi saranno queste persone che picchiano in maniera selvaggia Hilda? E poi alla fine, non so chi, certe non si sa chi, io so però non lo posso dire, per scoprirlo dovete vedere nel 9° episodio, per poi certe persone la rimanderanno di nuovo sull'isola di Arsenal. Ovviamente parlo di Hilda, che è l'isola delle ragazze Norma. E così io ho concluso la prima parte di questo video. Cosa succederà invece a Momoka e Angelis nel palazzo imperiale? Scopriremo tutti nell'episodio 10. Non mi è piaciuto
andiamo nella seconda parte del video. Non mi è piaciuto molto. Io l'avevo già detto nell'ottavo, nella scorsa review. Il fratello Giulio e Silvia non si sono comportati in maniera proprio da fratelli verso Angelis. L'accusano per qualcosa che è successo nel primo episodio, quindi non posso fare lo spoiler. Vi ho anticipato, c'è un motivo perché questi fratelli odiano Angelis o Angie. Momoka l'ho vista, quindi non gli succede niente di che. Quindi nel decimo episodio dovremo vedere cosa gli accadrà a lei. Povera Hilda invece, anche la madre è stata un'altra bastarda insieme a Giulio e Silvia, addirittura di non riconoscere la figlia, ma soprattutto di chiamare qualcosa alle guardie imperiali, eccetera, eccetera, questo non lo so chi, di farla ritornare sull'isola dei Norma, l'isola di Arsenal, di dire forse l'ispettrice, non so chi comanda l'isola, in realtà che Hilda era riuscita a scappare, mentre Angelis e Momoka rimarranno ancora nella zona dell'impero Misuragi, che in realtà dove abitava fino a quando non era scoperto di essere una norma, che io non capisco che fantasia hanno avuto quelli che hanno creato questo manga, di essere norma. Fino adesso abbiamo visto che i norma sono solo di sesso femminile, maschile non ce n'è, stranamente. Norma sono considerati extraterrestri in questo anime, in questo manga. Allora, io mi fermo qui, chiedo scusa anche per la breve durata del video, perché davvero non c'è tanto da dire. Nell'info box troverete i canali YouTube di Framover e Luca Metal Bricks, ma soprattutto degli altri canali partners, anche nelle schede, qui in sopra, e nella schermata finale troverete le loro review. Mentre nell'info box ci saranno ovviamente i miei contatti Facebook, gruppi e pagine, Instagram, Twitter, Snapchat e Telegram col nome di Sailor Moon Fan. Mentre chiedo scusa se è cascata la telecamera qui. Chiedo assolutamente. Mentre nella parte finale, cascata perché è appoggiato il bastone, nella parte finale di questo video, meno male che nella parte finale, stavo dicendo i miei tweet, eccetera, eccetera. Vi consiglio anche di vedere gli altri youtuber se lo ti. Domani ritorneranno, domani mercoledì ritorneranno. Un video, una rubrica divisa in due video. Ovviamente sto parlando delle review di Sailor Moon Crystal, dell'Act, come si dice? Dell'Act 16-17. Penso, sì. No, 17-18, chiedo scusa. Perché io mi sono confuso con gli anni 90 che la Star Comics aveva messo l'Act 19 indietro, l'Act 18, non si sa. E questo lo dirò anche domani. Perché hanno fatto questo casino all'epoca degli anni 90? Come avete visto domenica, quello speciale di video. Poi non so se quando non so, io ho registrato questo video, ora non so se in questa settimana o prima di questo video ci sarà una live sulla mia pagina del mondo di Sailor Moon. Guerriere, guerriere Sailor, noi ci vediamo domani con altri nuovi video. Ciao!